Io sono in costante contatto con il governo uscente, che come sapete è impegnato in una trattativa molto complessa a livello europeo per cercare soluzioni a livello europeo, perché diciamoci la verità, se noi pensiamo di poter a livello nazionale continuare a compensare il costo di bollette che continuano a salire per regalare soldi alla speculazione, facciamo un errore. Qui il problema non è quante altre risorse troviamo da regalare alla speculazione. Qui il tema è come si ferma la speculazione. Confido che ci siano e che ci saranno alla fine i margini per mettere a punto una soluzione, ma dobbiamo anche sapere che quella soluzione comunque vada impatterà sul costo delle nostre, sui costi energetici, sul costo delle nostre bollette tra qualche mese. E quindi ovviamente il lavoro che va fatto in queste ore è nello stesso tempo un lavoro che serve a capire come possiamo intanto intervenire sui costi energetici di questo autunno, perché noi non ci possiamo permettere ovviamente di andare avanti come abbiamo visto in questi mesi nel prossimo autunno. Io penso che questa sia invece una responsabilità prioritaria del futuro governo e su questo siamo ovviamente impegnati a lavorare.